La colpa è di mio padre perché da lontano 1934 che ha fatto il primo carro, lui aveva 26 anni, crescendo, vedendo questa bellezza, quest'arte che lui ha intrapreso, naturalmente mi sono anch'io affezionato a questo lavoro, ma in particolar modo anche alla festa, perché essendo puro sangue materano, mi sono addentrato con lui a lavorare, quindi io ho fatto il primo carro con lui all'età di 13 anni. Mio padre ha dato lustro a questa città e quindi questa eredità la sto mantenendo anch'io, almeno fino ad oggi. Ma la cosa più importante è che siamo materani, puro sangue. E siamo affezionati a questa festa qui. Quindi l'ispirazione, oltre all'ispirazione, ma c'è anche una passione morbosa, direi. Quest'anno ho voluto ripetere un carro che i materani non hanno visto, perché ci fu un incidente nel 96, dove fu distrutto prima che i materani lo vedessero. Quest'anno rappresenta l'anno eucaristico e quindi al centro qui rappresentano le quattro statue che poi è l'Eucaristia, cioè Gesù che divide il pane. Se non sei credente non puoi fare questo lavoro qui. E quindi è già la Madonna stessa che mi dà la forza di poter agire, creare, e quindi sento una mano estranea, non lo so, a darmi tutta questa ispirazione. Questi angioletti che stanno dietro la spalliera della Madonna sono due angioletti abbracciati, di colore, uno e l'altro bianco, proprio per dare questo messaggio agli extracomunitari. Ma la parte più importante di questo carro è stata anche dedicata al nostro Papa. Già dal primo giorno che si mette il primo chiodo vicino al carro si sa la fine che deve fare, ma poi d'altronde ci siamo così abituati dalla piccola età, ne abbiamo visti tanti, ce ne abbiamo fatti tanti carri, ma tutti la stessa fine hanno fatto. Questo carro lo dedico proprio a lei, a mia madre.